L'Accademia sviluppa nei giovani le qualità dei leader. I nostri giovani saranno i comandanti di domani, quelli che poi si troveranno a operare in scenari internazionali che sono in rapida evoluzione e che dovranno essere all'altezza dei compiti che il Paese affida alla Marina. Quindi loro dovranno saper comandare degli uomini e questo viene sviluppato quotidianamente sin dal primo giorno. Noi diamo dei compiti che progressivamente crescono in difficoltà e che fanno sì che appunto i nostri allievi imparino a riconoscere dentro di sé le qualità per guidare i gruppi. Si tratta di giovani davvero in gamba che sono sollecitati quotidianamente sotto molti aspetti, dal punto di vista dello sport, naturalmente dello studio. Sono dei giovani speciali nella loro normalità. Fin da bambino sono stato attratto da quello che è il lavoro delle nostre forze armate, quindi dalla possibilità di mettersi quotidianamente al servizio della collettività. E poi ho scelto l'Accademia Navale per quello che è il bagaglio che può offrire oggi a un giovane, che è un bagaglio che non comprende solo competenze tecniche, professionali, nozioni teoriche, ma anche un solido bagaglio valoriale e di valori che può fornire a un ragazzo che è uno stimolo che a 20 anni è difficile, a cui è difficile dire di no. La mia passione per la Marina Militare e la mia volontà di entrare in Accademia è nata come un vero e proprio colpo di fulmine sin dai tempi delle scuole elementari. Sono qui perché l'Accademia Navale mi permette di unire quella che è la mia passione per il mare, un ambiente al quale sono sempre stata legata, allo studio. E mi sto laureando infatti in giurisprudenza, seguo il corso di giurisprudenza ed un domani spero di ricoprire incarichi sempre di crescente importanza, in quanto vedo il mio futuro impiegato sul mare e per il mare. Spero in particolar modo di essere impiegata nell'ambito del diritto internazionale. La selezione è un po' uno dei ricordi più vivi di quello che è l'iter accademico. Tutti quanti la ricordano in maniera molto intensa, una selezione dura, lunga, le prove sono molte, però già da lì si comincia a percepire quel clima di equipaggio, quel clima di spirito di corpo che poi formerà quella che è la prima classe dei vincitori del concorso. I primi mesi d'accademia poi sono tutti formati da ricordi vividissimi, perché è un continuum, è un'escalation di esperienze, di lezioni, di prove, il giuramento e moltissime altre cose che poi portano al culmine di quella che è la prima classe. E certamente sono stati dei mesi molto impegnativi, ma allo stesso tempo è stata un'esperienza profondamente formativa dal punto di vista professionale, ma allo stesso tempo dal punto di vista dello studio. E le mie aspettative ovviamente sono molto alte, mi aspetto molto da me stessa ma anche da quello che la Marina e l'Accademia Navale può offrire per la mia crescita professionale, culturale ma allo stesso tempo etica e morale. Insieme alle università di Pisa, Genova, Napoli e Trieste, in Accademia Navale gestiamo 7 corsi di laurea magistrale a beneficio degli ufficiali dei diversi corpi, quindi per la formazione degli ufficiali. Questi essenzialmente si estrinsecano nella laurea e laurea magistrale in scienze marittime e navali per gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, nella laurea in ingegneria navale, ingegneria civile ed industriale, ingegneria delle telecomunicazioni per gli ufficiali del Corpo del Genio della Marina divisi nelle specialità del genio navale, delle infrastrutture e delle armi navali,
nella laurea magistrale in giurisprudenza per gli ufficiali del corpo di commissariato, nella laurea magistrale in medicina e chirurgia per gli ufficiali del corpo sanitario e nella laurea in scienze del governo e dell'amministrazione del mare per gli ufficiali delle capitanerie di porto, più tutta un'altra serie di altri corsi a beneficio di altri ufficiali di altri corpi. Diciamo la disciplina della matematica, in particolare dell'algebra e geometria, è fondamentale per l'allievo che, o per il candidato che vuol diventare allievo dell'Accademia Navale. È la prova forse più dura perché è una prova diciamo orale davanti a una commissione di 7 membri, 3 militari e 4 docenti, su cui deve manifestare capacità di sintesi e non lasciarsi prendere dall'emozione. Quindi rimane una prova veramente tosta, veramente difficile. Non per niente è la prova che permetterà poi all'allievo di entrare in graduatoria e di poter sperare di accedere in Accademia. Nell'ambito quella che possiamo considerare la proiezione internazionale dell'Accademia Navale, i frequentatori già si misurano con la realtà internazionale per il fatto di essere a contatto con colleghi frequentatori di altri paesi. Abbiamo circa più di 30 frequentatori di almeno 12 nazionalità diverse e questo già costituisce una valida opportunità per quanto riguarda i nostri frequentatori e anche per i frequentatori stranieri. Dopodiché, per quanto riguarda prettamente il piano degli studi, sempre in questo sforzo di internazionalizzazione e di confrontarsi con l'esterno, è stato recentemente introdotto lo studio dell'inglese, non solo più come veniva fatto fino adesso, materia a sé stante, ma anche come veicolo di studio per altre materie universitarie. E quindi stiamo insegnando, per quanto riguarda i vari corsi, una materia per anno percorso in inglese. E in più ci stiamo anche aprendo verso quello che è l'insegnamento del seminario di leadership, che è un corso che viene tenuto interamente in inglese. Good morning. We'll start our lessons off today with the phrase of the day. Today we have four phrasal verbs and one idiomatic phrase. The first one is to cut somebody off. Does anyone know what to cut somebody off means? Okay, what does it mean? And post office. We'll be talking about that. The other meaning of to cut someone. A bounce check is when a person. Okay, continuing. Credit card. You come to work and you have the interest is a little higher. Io sono a vario titolo ormai dall'87 qui in Accademia Navale. Sono diventato professore ordinario nel 95 e per questo motivo in questi 22 anni ho il titolo di decano del corpo docente dell'Accademia Navale. Il corpo docente dell'Accademia Navale ha un ruolo basilare nella vita dell'Accademia Navale perché deve interagire sia con gli allievi, quindi sostenerli da un punto di vista, diciamo, formativo, universitario, ha un rapporto con il corpo docente dell'università e con ovviamente i colleghi militari, quindi ha una funzione, diciamo, di sinergia su questi tre fronti. Ma la cosa più bella ovviamente è il rapporto con l'allievo, perché si costruisce giorno dopo giorno ed è una soddisfazione poi vederli dopo anni già ufficiali e quindi questa filiera didattica che viene conservata nel tempo. La
navigazione serve a fornire agli allievi della prima classe i rudimenti per poter poi in futuro essere impiegati sulle navi della Marina Militare, quali ufficiali di coperta, ufficiali di Stato Maggiore. Serve a dare quindi quelli che sono le prime nozioni di carteggio attraverso la comprensione di tre fattori principali che sono la brevità, la sicurezza e la facilità nella scelta di un percorso che la nave dovrà compiere e controllare che questo percorso sia effettivamente seguito dalla nave, lontano da qualsiasi pericolo, tenendo d'occhio quella che è l'economicità della rotta e poi al passaggio sulla nave scuola, quindi sul Vespucci, si ha il passaggio netto tra quella che è la fase teorica svolta qui in Accademia con gli esercizi pratici effettuati a bordo, con l'identificazione della costa, il riconoscimento dei punti cospicui in costa e il tracciamento della rotta, seguita in quel momento dagli allievi nella saletta nautica, con cui viene poi corrisposto, controllato l'assetto meteorologico, quindi le previsioni meteorologiche che forniranno anche un'indicazione di massima di quelle che sono le rotte più idonee da seguire sfruttando le condizioni ottimali e riducendo il carico in condizioni avverse sulla nave e quindi il moto ondoso, rollio e beccheggio. Ho provato subito il concorso per il Corpo Sanitario della Marina Militare, e quindi studio medicina e chirurgia e sarò un medico militare a bordo delle navi. Sarò impegnata in missioni nazionali e internazionali e dovrò gestire situazioni di emergenza e di qualsiasi tipo. Mi sto preparando qui in Accademia, sono al primo anno e il mio percorso sarà quello di un normale studente di medicina a cui sono aggiunte tutte le attività di arte marinaresca, di vela, di canottaggio e tutto lo sport come un regolare percorso accademico. Le difficoltà sono soprattutto nell'adattamento a questa vita scandita da orari predefiniti, da attività continue, impegnative, da poco tempo per studiare, quindi doversi adattare ad apprendere in breve tempo, però questa vita permette di fare tantissime esperienze nuove che fuori non avrei mai avuto la possibilità di fare, non avrei neanche mai pensato di poter fare. Il ruolo del comandante della classe è un ruolo di grande responsabilità, è il referente ed il responsabile dell'intero programma di formazione di tutti gli allievi del primo anno ed è per loro una guida etica, morale e militare durante tutti gli anni in cui gli allievi resteranno in Accademia. La sala storica delle bandiere in cui vengono appunto esposte tutte le bandiere di tutti i corsi dell'Accademia fin dal 1931. La bandiera e il motto sono gli elementi che contraddistinguono ogni corso in Accademia e vengono scelti solitamente al termine della campagna addestrativa fatta al primo anno. La bandiera per ogni corso ha un valore fondamentale perché soprattutto il simbolo, ciò che viene raffigurato è sicuramente ripreso dall'esperienza della appena terminata campagna estiva ma anche da tutta l'esperienza di un anno. Solitamente ci sono dei richiami diciamo standard che vengono fatti nella bandiera, vengono ripresi magari le figure delle bandiere dei corsi più anziani, degli aspiranti, proprio a simboleggiare un collegamento che vi è fra la prima classe nascente e i corsi più anziani che hanno fornito un grande apporto per la formazione di questo appunto. Yeah.
Allievi, atten! Messi di striga! Is! Ripos! Capitano di corvetta Luigi Rizzo, comandante di una sezione di piccole siluranti in perlustrazione nelle acque di Dalmazia, avvistava una poderosa forza navale nemica composta da due corazzate e numerose cacciatorpediniere e, senza esitare, noncurante del grande rischio, dirigeva immediatamente con le sezioni all'attacco. Attraversava con incredibile audacia e somma perizia militare e marinaresca la linea fortissima delle scorte e lanciava due siluri contro una delle corazzate nemiche, colpendola ripetutamente in modo da affondarla. Liberarsi con grande abilità dal cerchio di caccia torpediniere che da ogni lato gli sbarravano il cammino e, inseguito e cannoneggiato da uno di essi, con il lancio di una bomba di profondità, lo faceva desistere dall'inseguimento, danneggiandolo gravemente. Costa Dalmata, notte sul 10 giugno 1918. Sono il direttore dei corsi allievi e ufficiale qui in Accademia, quindi sono responsabile dell'educazione di tutti i frequentatori. In sostanza, in Accademia non viene curata soltanto quello che è l'ambito intellettuale, ma viene curato anche quello che è l'ambito fisico-comportamentale, l'ambito attitudinale e anche l'ambito caratteriale. Noi riusciamo a sviluppare e far crescere i frequentatori fondamentalmente facendogli capire quelli che sono i loro limiti, una volta che li hanno compresi ed acquisiti, glieli facciamo superare in modo tale che ci sia una crescita continua. Come dire, fondamentalmente in Accademia qua non insegniamo a non aver paura, ma insegniamo fondamentalmente ad affrontare le proprie paure e a vincerle. Stamattina gli allievi della seconda classe stanno effettuando il miglio a nuoto, che consiste in circa in 30 giri intorno alla piscina per una distanza di circa 1850 metri. Questa è una prova obbligatoria che gli allievi dei corsi normali devono eseguire una volta all'anno. È una prova di resistenza in quanto devono nuotare per 1800 metri con la tuta. È una prova di sopravvivenza in mare. Oltre alle prove di sopravvivenza, alcuni allievi più bravi naturalmente vengono scelti tramite una selezione e fanno parte della squadra di nuoto dell'Accademia Navale, perché ogni due anni partecipano alle gare di interaccademie con le altre accademie militari, l'Accademia di Modena, l'Accademia di Pozzuoli e l'Accademia della Guardia di Finanza. L'attività di equitazione in Accademia Navale inizia sin dalla prima classe con un corso massivo di 3 ore e dopo questo corso massivo ognuno di noi impara quali sono le basi dell'equitazione, quindi impara il passo, impara il galoppo e impara il trotto. Dopodiché, dopo il primo anno, soltanto chi sarà in grado di superare appieno queste 3 prove farà parte del corso
della rappresentativa di istituto, in cui ognuno di noi alla fine del terzo anno poi farà il concorso ippico. Per un ufficiale di marina l'equitazione è importante perché si crea un legame tra l'ufficiale o comunque tra quello che prima era l'allievo e il cavallo. È il primo rapporto con una persona o comunque con un esemplare di cui si deve prendere cura. Questo è un metodo creato dalla Brigata Anfibia San Marco, dai fucilieri della Brigata Anfibia San Marco, circa una decina di anni fa. Abbiamo voluto inserire diverse tecniche di diversi stili e arti marziali, comprese quelle del combattimento. E si vuol dare a tutti quanti la capacità di assimilare delle tecniche utili per gestire situazioni di violenza, situazioni di contatto fisico più o meno violento, dove l'escalation della forza non si conosce e in qualsiasi momento il militare deve saper intervenire e agire con prontezza, con efficacia e con sicurezza. Quello che fanno gli uomini lo fanno altrettanto bene anche le donne e non bisogna avere il fisico per forza palestrato o comunque ci vuole solo un fisico allenato. Stamattina abbiamo mandato sugli allievi per aprire le vele, quindi sono saliti per sezioni divisi per pennoni, la suddivisione viene fatta in ordine più o meno, in ordine d'altezza e si parte dall'alto verso il basso, cioè le prime persone che salgono sono quelle che vanno sui pennoni più alti, dopodiché gli altri pennoni a seguire. Successivamente abbiamo mollato le vele, il termine gergo si dice leva volta, abbiamo mollato il nodo che tiene la vela. Dopodiché li abbiamo fatti scendere e ci siamo preparati per bordare la vela. Bordare la vela significa aprire la vela, far sì che la vela possa prendere vento. Questa esercitazione li porta a guardare all'estate, alla campagna che faranno a bordo dell'Amerigo. Questo perché è un'attività che proprio li proietta, come si può vedere anche dietro di me, sul mare. Però questa è solo l'ultima parte, perché prima devono passare un corso. Il corso lavora in quota. Il corso si divide in due parti, una parte teorica e una parte pratica. La parte teorica prevede 5 ore di studio proprio del decreto e di tutto quello che è la sicurezza nel mondo del lavoro. E poi c'è la parte pratica dove si impara a utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Questo grazie al marinaresco e al nostromo che ha un'esperienza sul campo dovuta a tanti anni di imbarchi su navi come l'Amerigo Vespucci. Vi ho allargato uniformemente. È una bella soddisfazione anche perché comunque tutto quello che loro fanno poi non è altro che il frutto del nostro lavoro. Noi mettiamo impegno, vogliamo fare noi bella figura, ma soprattutto la vogliamo far loro la bella figura, perché poi alla fine sono loro che vanno in giro per il mondo, che rappresentano la Forza Armata, la Marina, i giovani italiani che rappresentano la nazione. Sulla sinistra.
nel simulatore di plancia dell'Accademia Navale, siamo in piena attività addestrativa, in particolare siamo nella plancia principale, una plancia recentemente ammodernata per quella che è la classe FREM in dotazione alla Marina Militare. Sono in addestramento gli aspiranti della terza classe che a breve conseguiranno l'abilitazione alla guardia in plancia di livello basico, e questo è un po' il goal che ci prefiggiamo durante tutto il periodo di addestramento, durante tutto il periodo di permanenza in accademia. È una plancia, ripeto, di nuova concezione. Come possiamo notare, abbiamo la console FREM centrale, in posizione centrale, ECDIS, cartografia elettronica, tavolo di carteggio convenzionale, perché è fondamentale mantenere aggiornata, come possiamo notare, matita, gomma, squadrette, quindi mantenere in maniera convenzionale aggiornata la nostra posizione. Console comunicazioni, lì in fondo, comunicazioni che sono necessarie sia ambito nave, sia nel momento in cui lavoriamo con navi in formazione. Infatti in questo momento stiamo effettuando una esercitazione di rifornimento laterale con nave Etna che veniamo qui sulla nostra dritta. E non ultima come console di importanza è questa, console radar, fondamentale chiaramente per la navigazione. Tutti questi attori che presidiano le console appena descritte sono gestite dall'ufficiale di guardia in plancia giornaliero, quindi c'è uno scenario di base, una missione da compiere e si segue appunto una particolare attività. Ho frequentato 3 anni di scuola della Scuola Navale Militare Francesco Morosini, in particolar modo mi sono diplomata l'anno scorso nell'indirizzo classico. La passione è nata fin da quando ero piccola e sono stata anche agevolata in tal senso dall'appartenenza a questa forza armata di mio padre. Quindi è stato sempre un sogno coltivato, un sogno nel cassetto, vedendo mio padre tornare tutte le sere indossando con orgoglio, con onore questa divisa. Faccio parte del Corpo dello Stato Maggiore, mi piacerebbe entrare a far parte del CONSUBIN, ossia del raggruppamento subago incursori Teseo Tesei. E questa è stata una mia grande ispirazione sin da bambino, soprattutto perché ho avuto uno zio incursore, e sinceramente ancora non so se mi piacerebbe più fare incursore o il subacqueo, però spero che le esperienze che l'Accademia mi permetterà di fare, diciamo, mi aiuteranno in questa scelta. Le aspettative per la campagna sul Vespucci sono sicuramente di accrescere ancora di più quello che è un bagaglio che deve essere sempre appunto un bagaglio di conoscenze, di esperienze, specialmente in ambito marinaresco. È la prima campagna impegnativa, la prima esperienza da allievo ufficiale appunto in quello che è il nostro habitat naturale, cioè il mare. I valori che trasmettiamo in Accademia da 136 anni sono quelli naturalmente del servizio, l'amore per la patria, il senso dell'onore, la disciplina intesa come una disciplina interiore, non come il rispetto arido della forma. Si tratta di saper prendere un impegno con se stessi e coerentemente, quotidianamente, quindi con fatica,
poi portarlo a compimento. Non è da tutti a 18 anni cimentarsi con un'esperienza così totalizzante, così peculiare, così bella naturalmente, e dopo solo 5 anni, al termine di un ciclo di studi magistrale, trovarsi poi al comando di un gruppo di uomini e quindi dover dare degli ordini e sapere poi di essere obbediti in qualsiasi condizione a bordo di una nave.